Radono tutto al suolo e poi vanno a vedere chi è morto, no? E l'hanno fatto sempre. Questi ci vanno di fioretto, cercano di non ammazzare i civili, cercano in tutti i modi di limitare le perdite. Quando arrivano c'è un rapporto eccezionale tra i soldati e la popolazione civile, e l'ho visto a Volnovakha, l'ho visto a Mariupol, dove i soldati cercano in tutti i modi di... Ma è logico, lo fanno per logica politica, logica militare, non è che lo fanno perché sono generosi, lo fanno perché chiaramente è un esercito occupante e tu che fai? Ti metti pure a inimicarti la popolazione, ti metti a fare giustizia sommaria? Hai bisogno di questo? Tenuto conto che nei villaggi ci sono solo vecchi, donne e bambini perché gli abili alle armi sono tutti arruolati. Che cosa fai? Ti metti a stuprare le donne? Cioè, è contro la logica. Questa cosa qui è contro la logica. E comunque lo fai, ammazzi donne, bambini, stupri bambini, eccetera, e poi che fai? Li lasci lì, in mezzo alla strada, no? Perfettamente disposti per la prospettiva, per far fare la foto bella, no? Perché se sono messi tutti da un lato, la foto non è bella. Se sono uno qua, uno là, uno qua, uno là, la foto c'ha la prospettiva giusta, no? È meravigliosa. Perché il problema di questi è che, secondo me, a questo giro hanno pure voluto strafare. L'eccesso di spin, certe volte, ti crea dei problemi. Io che cosa avrei fatto, no? Giorgio Bianchi, il pazzo, no? Che a capo pagato da Putin, che comanda un'orda di barbari, che cosa fa? Ok, impazzisco, sono un barbaro, ammazzo i civili col colpo alla nuca, poi che faccio? Li lascio lì, me ne vado e li lascio lì. Non prendo 20 uomini, li carico su un camion, li porto in una miniera, li butto dentro, ci collo sopra una colata di cemento, no? No, li faccio trovare, per in modo tale che poi domani, il giorno dopo, tutte le televisioni del mondo mi linciano. Io vengo screditato agli occhi del mondo. Cioè, questa cosa è completamente illogica. Non ha senso. In Afghanistan c'è stato un gruppo di elite dell'esercito americano, pochi se lo ricordano, che hanno giocato al videogame, no? Prendevano i civili, civili, uomini, donne, ok? Li mettevano in mezzo alle rovine e poi si divertivano a fare la caccia all'uomo, il videogame reale, no? Gli spara tutto, quelli che vanno tanto di moda. Secondo voi, delle migliaia, delle centinaia di migliaia, delle milioni di persone che sono indignate per Bucha, c'è qualcuno che ha conoscenza di questa storia? C'è qualcuno che sa che i soldati della NATO, i soldati americani, giocavano al videogame con i civili? Qualcuno si è indignato perché i soldati americani hanno torturato e umiliato dei prigionieri di guerra? Tra l'altro un esercito straccione, sconfitto, massacrato. Ok, qualcuno si è indignato di questa cosa? Sono state fatte campagne di indignazione per questa cosa? Tu ti ricordi qual è stato il giornalista che ha svelato a Abu Ghraib? Te lo ricordi? No. Si chiama Julian Assange. Julian Assange, una delle praticamente condanne che si è beccato è stato quello di aver rivelato al mondo gli orrori di Abu Ghraib. Oggi dov'è Julian Assange? Ha vinto il Pulitzer? Gli hanno dato un premio? No. Marcisce in un carcere di massima sicurezza con l'accusa 175 anni di carcere. È stato torturato in carcere, l'ha certificato Nils Melzer, il delegato dell'ONU specializzato nelle torture. Ok, l'ha dichiarato un delegato dell'ONU che è stato torturato, il giornalista che ha scoperto Abu Ghraib. E non è che solo Julian Assange, perché poi tutte le testate del mondo hanno attinto al suo lavoro e hanno rilanciato le sue notizie. Oggi c'è una testata mainstream che sta difendendo Julian Assange?